appunto ve le faccio vedere, che ho comprato parecchio tempo fa alcune, sia dell'Avon che di altre marche. Allora, cominciamo subito con le cose che penso abbiate già visto, come per esempio questo qui, che è un burkhao sempre dell'Avon, con la confezione di Natale. Qui l'avete visto in altri video, come per esempio quello del tag I love fall, che se non avete visto vi lascio il link qui. Comunque vabbè, questo qui che è un appunto burro cacao. Poi un altro prodotto che ho fatto parecchio tempo fa, prima di Halloween o forse subito dopo, comunque questo qui che è lo smalto fosforescente della Essence. L'ho cercato per tantissimo tempo, sono andata parecchie volte all'Essence, 3 o 4, e non l'ho mai trovato. Poi appunto una volta sono andata e l'ho trovato, e quindi l'ho preso subitissimo. Mi piace davvero molto, e questo io l'ho applicato anche a mio fratello Filippo sul mignoletto, per andare in giro con questo mignoletto al buio. Comunque appunto è questo qua, e davvero mi piace tanto. E questo l'ho pagato sui 2 euro, 1,99 euro o 2,99 euro, mentre questo di Avon mi sembra 1,65 euro. Poi un'altra cosa che ho comprato è questo smalto qui, che l'ho preso insieme al giornale To Style, che è uscito appunto questo 3 smalti della Laila Gel Effect, e appunto il giornale a 1 euro. Io ho trovato tutti e 3 colori, soltanto che il rosso non ce l'avevo già, non mi piaceva. Il viola ce l'avevo altri 2 uguali identici, e ho preso il rosa, che però non mi piace per niente, perché l'ho già provato e sulle unghie è pastoso. Tipo appena lo stendi, si fa un'altra passata subito dopo, diventa pastoso e quindi non mi piace. E poi una cosa che mi sono accorta quando l'ho steso è che dalla boccetta non si riesce per niente a vedere, è che all'interno ha dei micro riflessi, micro brillantini argento mi sembra che siano, ma sono proprio piccoli, però si vedono proprio sull'unghia, che comunque non è matte ma è sheer, diciamo. E la scrivenza è, cioè, molto poco scrivente, bisogna fare 3 o 4 passate per renderlo coprente, e quindi non mi piace. Poi un altro smalto che penso abbiate visto, e l'ho preso questo via all'Avon, è di questa linea qui, che è della linea Diamond Sheer, Diamond qualcosa. Comunque l'avete già visto anche questo nel video tag in qualche altro video. E appunto questo qui, il Diamond Sparkle è la linea, questa qui. E questo qui è il colore Stunning Cobalt. Mi piace molto perché qui risulta più scuro, mentre sulle unghie risulta più chiaro, e mi piace davvero tanto perché c'ha questi glitter che però sulle unghie non si vedono molto. Poi questo smalto qui sempre dell'Avon, che avete già visto usare nella nail art, quella effetto zucchero filato, che se non avete visto metto il link qui. E appunto questo qui è un colore melone, proprio un color melone, lì lo vedete più giallognolo, invece qui dal vivo è più arancione. È appunto il classico color melone. E questo si chiama Habanero It Girl, e questo prende un arancione pastello, mentre io volevo appunto un arancione pieno, però comunque questo qui è molto carino. Anche questa, la scrivenza non è molto forte, bisogna fare più passate, però mi piace molto sulle unghie. Poi ieri sono andata all'OVS e sono passata allo Stand Essence e in un altro negozio, e sono andata per l'Essence soprattutto per cercare la nuova collezione. E mi piaceva avere lo smalto, quello lì effetto neve. Poi volevo prendere i cosini in fimo per le unghie che c'erano di Natale. E poi un'altra cosa che volevo prendere era quel duo di smalti rosa fucsia e brillantini fucsia. E appena sono arrivato ho visto da lontano lo smalto, questo qui, effetto neve. Ce n'era uno solo. Sono fiondata, non ho visto più a nessuno, mi sono fiondata e l'ho appunto preso. Sinceramente sono rimasta male, perché pensavo fosse più bello. Appunto così è normale, bisogna girarlo e sbatterlo. E appunto scendono altri brillantini, però non mi piace, perché pensavo fosse molto molto più brillantinoso, e mentre i pallini bianchi rimangono tanti qui sul fondo appiccicati. Bisogna sbattere tantissimo per farli tornare su. E anche i glitter, una volta che tipo sta fermo lì per 5 minuti, anche i glitter tornano giù. Comunque l'effetto a sbattuto è così. Comunque
comunque appunto lo volevo perché mi piace molto, mi piaceva e l'ho preso subito, e questo l'ho pagato 2,99 euro. Poi volevo appunto cercare, ho visto il duo di smalti, quello fucsia e brillante fucsia, però non mi piaceva, non era nulla di che, quindi non l'ho preso. E poi invece i costumi da attaccare in Fimo non c'erano più, e quindi di questa collezione ho preso tanto questo qui. Poi lì all'Essence c'erano le ceste con tante le cose mischiate, e mi sono messa appunto lì a cercare e ho preso questi due. Sinceramente avevo sottovalutato questi due di smalti perché non mi piacevano molto, e questi l'ho pagato 1,19 euro l'uno, e ho preso appunto questo qui, che questo è molto semplice. Dalla parte è un semplice rosso che è coprentissimo e mi piace tanto, lì lo vedete più aranciato, però qui è più rosso. E da questa parte ha questo smalto arancione super super pieno di glitter, che non è molto coprente però è bellissimo. Invece se si mette questo arancione sopra questo qui, diventa questo qui un rosso brillante che non si vede più l'arancione, e mi piace tantissimo. I pennelli sono normali, infatti mi chiedevo come fossero i pennelli sono normali come quelli dei smalti. Allora, i nomi sono, penso, questo rosso si chiama Kiss on Top of the Rock, mentre questo altro arancione si chiama Dancing in the Streets. E sono 2x4 ml, appunto sono 8 ml, 4 di qua, 4 di qua, e sono della collezione Nile Color 3. Io questa collezione non me la sono persa perché non ho visto né review né nulla, credo, quindi non so dirvi altro perché non credo di averla mai saputo, insomma, che c'era questa collezione qui. Mi piacciono davvero tantissimo, questi sono in vetro, poi pensavo fossero tipo di troiaietti, invece sono in vetro, mi piacciono tantissimo e penso che per 1,19 euro appena vado li comprerò anche gli altri due. Poi sempre della stessa collezione, con Nile Color 3, sempre dell'Essence, ho preso questo smalto che lì per lì appena visto non mi piaceva, però l'ho voluto prendere comunque, e è fantastico, mi piace tantissimo. Voi adesso dalla webcam non vedete nulla perché è fantastico davvero. Allora, praticamente questa parte qui ha questo smalto che ora sembra brillante, una base diciamo marrone, però che con i glitter, tantissimi glitter, che qui ora sembra dorato, non so voi come lo vedete, poi mentre si fa la luce fuori diventano glitter verdi, dipende insomma la luce, e mi piace tantissimo. E questo si chiama Front Row or Backstage, mentre quest'altro, che è ancora più stupendissimo, e io lo cercavo da tanto tempo perché l'avevo visto in una review degli smalti che ha fatto la Naked, dei colori uguali a quelli della Naked, e io penso che questo sia molto simile. Praticamente è una base nera con tantissimi micro glitter rossi, fucsia, verdi, oro, davvero di tantissimi colori. Ma voi penso che vedete soltanto il verde, però è stupendo e non rende per niente la webcam. Questo si chiama Ticket to the Snow. E poi come ultima cosa ho preso in un negozietto, mamma sto facendo il video, e poi come ultima cosa ho preso questo smalto che l'ho trovato in un negozietto che c'è appunto il centro commerciale, e ho già preso alcuni smalti di questa marca qui, Basic Beauty. Non mi piacciono molto questi smalti perché sono poco coprenti, bisogna fare parecchie passate, però appunto l'ho pagato 1 euro e ho preso questo qui, che è un lì webcam lo vedete blu scuro normale, invece ha tantissimi riflessi verdi e verde acqua, infatti adesso sembra che sia di colore verde acqua, mentre in alcuni altri momenti è più blu e o più appunto verde. E questo è il numero 69. E appunto questo qui, per farlo appunto il colore chiaro bisogna fare 3 passate più o meno, e però per asciugare è molto fa molto in fretta. E questi appunto erano tanti prodotti che ho preso nell'ultimo periodo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa avete preso voi della collezione di Essence, se siete riusciti a trovare